La ritroviamo in Valseriana, che cosa ha potuto apprezzare in questa visita, seppur veloce, qui a Ardesio? Beh, ho visto solo cose belle, ben tenute e con una manutenzione che mi ha fatto pensare a un paese dopo il terremoto, come, non so, Venzone, Gemona, cioè sono stati infatti delle alluvioni o qualcosa che hanno fatto rimettere in piedi i palazzi intorno al santuario, che danno il senso di strutture resistenti contro qualunque periglio. E quindi, anche se così non è stato, c'è però un grande amore per i monumenti che ha indotto a conservarli integri fino a qua. È un dato peculiare, mi sembra, la solidità delle strutture. Per il resto ho visto alcuni quadri interessanti, un organo del 1636, che 636, e la cosa più importante, forse dal punto di vista della storia dell'arte, sono gli affreschi della parete che è sopravvissuta nel santuario, che sono affreschi del 1449-50. E cioè, io ho detto 49 perché gli hanno iniziati e finiti nel 50, quindi lì non abbiamo sbagliato di un minuto, che sono vicini ai Busca e sono di qualità superlativa. E poi il capolavoro, uno dei capolavori della pittura religiosa di quel grande ritrattista che è Ceresa, che è del 1672, mi pare, comunque un'opera molto pregevole, e per cui mi sembra che è stata una visita sia pure molto rapida, perché io sono seguito da due lutti. Oggi è morta la mia principale collaboratrice, l'anno scorso è morta mia madre, che devo commemorare domani pomeriggio, quindi viaggio fra morte, stasera devo andare a Roma, poi nelle Marche e domani a Pordenone, tutti in un solo giro, per cui non ho molto tempo per godere dei piaceri materiali. D'altra parte noi siamo nati per soffrire, insomma, quindi io sono uno di quelli che più pratica la sofferenza. Poi ogni tanto mi fermo un attimo per avere qualche consolazione dalla Maddalena, che mi assiste come ha fatto con Gesù, insomma, quindi ho questa fortuna. Le faccio le nostre condoglianze e mi permetta di chiudere con una chiave anche un po' ironica. Lei sa che si trova a Ardesio, sa come si chiamano i cittadini di questo ridente paese della Valseriana? Sono Caprini. Come? Caprini. Non propriamente, si chiamano Capre. Capre. Però... Caprini. Caprini con più affetto, sì. E tu infatti non sei di qua, quindi non sei una capra tu. Non sei... No, io non sono una capra, sono un lupo però. Un lupo, però sei un lupo interessante. Grazie, buona serata.